Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: sapevate chi è stato il primo ed ex marito di Barbara D'Urso? È una domanda che molti si pongono, affascinati dal mistero che circonda la vita privata di questa celebre conduttrice televisiva italiana. Barbara D'Urso, nota per il suo carisma e la sua determinazione sul piccolo schermo, ha sicuramente attraversato alti e bassi nella sua carriera. Ma cosa sappiamo del suo passato matrimoniale? Chi è stata la persona che ha condiviso un tempo la sua vita? E soprattutto, perché si sono separati? Scopriamolo insieme in questo articolo. Barbara D'Urso è senza dubbio una delle figure più iconiche e amate della televisione italiana. Con il suo sorriso contagioso e la sua parlantina scattante, ha saputo conquistare il pubblico sin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, ma anche da qualche ostacolo lungo il percorso. Dopo aver iniziato come giornalista sportiva, Barbara si è presto distinta come conduttrice di programmi televisivi di grande successo. Dal celebre Pomeriggio 5, al popolare Domenica Live, la D'Urso ha dimostrato un talento innato nell'affrontare tematiche delicate con empatia e professionalità. Tuttavia, non tutto è stato sempre rose e fiori nella vita professionale di Barbara. Nel corso degli anni, ha affrontato diverse controversie legate alla sua permanenza su Mediaset, con alcune voci che sostengono tensioni interne all'azienda. Ma nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, la conduttrice ha sempre dimostrato resilienza e determinazione nel perseguire i suoi obiettivi. Nonostante eventuali divergenze con Mediaset o alcune critiche ricevute nel corso della sua carriera, Barbara D'Urso rimane una figura molto amata dal pubblico italiano. I suoi fan continuano a seguirla fedelmente sui social media e ad apprezzarla per l'impegno che mette nei suoi progetti televisivi. In conclusione, dall'inizio del suo cammino fino alle sfide incontrate lungo la strada, Barbara D'Urso ha dimostrato di essere una vera forza della televisione italiana. Chi è stato il primo marito di Barbara D'Urso? Michele Carfora è stato il primo marito di Barbara D'Urso, un uomo che ha fatto della sua passione per la danza e la recitazione una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da giovane, Carfora ha dimostrato talento e determinazione, calcando per la prima volta un palco teatrale all'età di soli 22 anni. Il suo primo grande successo è arrivato con il ruolo di Alan De Luca nel musical A Chorus Line, che gli ha aperto le porte delle scene internazionali. Con i suoi capelli biondi, fisico statuario e avvenenza, Carfora nel tempo ha continuato a danzare e recitare nei musical. La sua carriera è decollata negli anni 90, quando ha ottenuto riconoscimenti internazionali grazie al contributo nell'adattamento tedesco del musical Cats. Successivamente si è esibito a Broadway insieme a una prestigiosa compagnia americana. Carfora non si è limitato solo al teatro musicale. Ha interpretato ruoli importanti anche in film come Rossini. Rossini, diretto da Mario Monicelli. Negli ultimi anni, oltre ad essere presente in diverse produzioni teatrali e televisive come Un americano a Parigi ed Edda Ciano, Da cuore a cuore, ha anche recitato in popolari fiction televisive come Don Matteo e Ricomincio da me. La versatilità artistica di Michele Carfora l'ha reso uno dei volti più amati del panorama dello spettacolo italiano. Il suo talento innegabile e la dedizione al suo mestiere gli hanno permesso di costruire una solida carriera in campo teatrale e televisivo. È stato il primo marito di Barbara D'Urso, con la quale ha trascorso anni felici prima della separazione. Che cosa è successo tra Barbara e Michele? La verità
Negli anni 2000, Michele Carfora ha avuto un momento importante nella sua carriera grazie al ruolo nel musical Grease. In questa produzione teatrale, ha lavorato sul palco con due stelle dello spettacolo nostrano, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Questo ruolo è stato fondamentale per consolidare la sua reputazione come ballerino di spicco e ha contribuito notevolmente al suo crescente successo negli anni 2000. Durante quel periodo, precisamente alla fine del 2001, Michele Carfora incontrò Barbara D'Urso e tra i due scoccò subito l'amore. Nonostante i 12 anni di differenza che li separavano, Barbara D'Urso decise di rendere ufficiale la loro relazione e si sposarono nel 2002 in una cerimonia glamour circondata da ospiti del mondo dello spettacolo e fotografi pronti a catturare ogni momento. Tuttavia, il matrimonio tra Michele Carfora e Barbara D'Urso naufragò nel 2006. Durante un'intervista rilasciata nel 2015, Barbara D'Urso dichiarò pubblicamente di essere stata tradita da Carfora. Tuttavia, quest'ultimo specificò che le foto in cui appariva con un'altra donna erano state scattate dopo la loro consensuale separazione e che D'Urso gli aveva chiesto di non divulgare questa notizia. Questa fase difficile della vita personale dei due ex coniugi portò ad una lunga battaglia legale tra loro che si concluse solo qualche anno fa. Che cosa fa ora l'ex marito di Barbara D'Urso? Sia Michele Carfora che Barbara D'Urso continuano a essere rispettati e amati dal pubblico italiano per il loro talento, la loro passione per lo spettacolo e la loro dedizione al proprio lavoro. Le loro storie personali possono insegnarci che, nonostante i momenti difficili, è possibile superare gli ostacoli e trovare la felicità nella vita e nell'amore. Ora, entrambi sono pronti ad affrontare nuove sfide e nuove opportunità professionali, dimostrando ancora una volta il loro impegno in TV e teatro. Il futuro sembra brillante per questi due talentuosi protagonisti dell'industria dell'intrattenimento italiano. Nonostante le difficoltà personali e i fallimenti amorosi, sia Michele Carfora che Barbara D'Urso hanno dimostrato una forte resilienza nel loro percorso di vita. La fine travagliata del loro matrimonio non ha intaccato la determinazione e il talento che li hanno resi amati dal pubblico italiano. Entrambi si sono concentrati sulle rispettive carriere e sulla vita personale, costruendo una solida reputazione nel mondo dello spettacolo. Hanno affrontato sfide nel teatro musicale, cinema e televisione dimostrando sempre talento e capacità in ogni ambito. Le vicende personali di Michele Carfora e Barbara D'Urso possono insegnarci che anche nelle situazioni più complicate è possibile superare gli ostacoli e trovare la felicità nella vita e nell'amore. Entrambi sono riusciti a trasformare le avversità in opportunità per crescere come persone forti ed appassionate. Ora, pronti ad affrontare nuove sfide professionali, sia Michele Carfora che Barbara D'Urso continuano a essere rispettati e amati dal pubblico italiano. Il futuro appare promettente per questi due talentuosi protagonisti dell'industria dell'intrattenimento italiano, con progetti ancora da realizzare ed un impegno costante verso il loro lavoro. La storia di amore tra Michele Carfora e Barbara D'Urso può essere considerata solo uno dei capitoli della loro vita, ma è stato un capitolo importante che li ha aiutati a diventare le persone forti ed autentiche che sono oggi. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.